grattacielo così grande. Vorrei che il nostro fosse così bello. Sarei tanto felice se il nostro fosse così bello. Perché? E perché? Perché ha 100 vele? Questo vascello ci ha fatto superare molte tempeste. Forse non sembra un granché, ma ha qualcosa che il loro non avrà mai. Cosa? Legno marcio e ratti? I bambini stanno imparando qualcosa, caro? Non è chiaro. D'accordo, sedetevi lì. Credo sia tempo di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Che ha di speciale una lampada? Oh, è una lampada magica. Forse se canti. È meglio quando canti. No, no, non canto. È stata una giornata lunga, no. C'è una magica terra dove il tempo è sospeso, carovane vanno su e giù. C'è un deserto immenso, un calore intenso. Ehi, è caotico, ma io ci vivo da giù. Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord. C'è un'intensa complicità. Stare fermo non potrà, sul tappeto ora va. Nelle notti d'Oriente andrà. Tra le strade scoprirai i favolosi bazar e il profumo ti inebrierà. Troverai ciò che vuoi, spezie, seta e poi cardamomo e taffetà. Quella musica che entra dentro di te, non potresti scordarla mai. Prima o poi non saprai più chi sei né che fai. In quel sogno ti perderai. Le notti d'Oriente, tra le spezie e bazar, son calde, lo sai, più calde che mai. Ti potranno incantare. Le notti d'Oriente, immerse nel blu, sanno eccitare, sedurre e stregare come vuoi tu. C'è un confine irreale tra il bene ed il male. Attento alla strada perché ce n'è una che va verso l'avidità e la scelta dipende da te. Soltanto uno può entrare qui, colui che c'era in sé il proprio.